Benvenuti a questa sfida. Con me, come sempre, c'è Stefano Nava. Mi raccomando, non cambiate canale. Scontro interessantissimo quello di oggi tra Atletico Madrid e Villarreal. Stefano, quali sono le tue considerazioni sulla squadra di casa? La squadra si prepara per il prossimo campionato nel quale punterà alla conquista del titolo. Le statistiche parlano chiaro, la migliore difesa del campionato ce l'ha l'Atletico Madrid. In molti sottovalutano la fase difensiva dando più importanza all'attacco, ma i migliori allenatori sanno bene perché la difesa è la base da cui partire per costruire una squadra vincente. Questa è la formazione iniziale dei colchoneros dell'Atletico Madrid. L'allenatore ha optato dunque per il 4-4-2, modulo che gli dà garanzie ed equilibrio in ogni zona del campo. È andato sul sicuro, Pierre. Ecco l'11 titolare del Villarreal. Iniziano la gara con due attaccanti. È un classico 4-4-2, lo stesso modulo scelto anche dal tecnico avversario. Due moduli speculari, potrebbe uscirne fuori un match imprevedibile, speriamo, un divertente. Il Vicente Calderón è la casa dell'Atletico Madrid, antagonista per eccellenza del Real, capace di contendere ai più quotati cugini da Champions fino ai supplementari nella finale di Lisbona del 2014. A quella finale, persa praticamente nel recupero, fece da contraltare il successo nella Liga giunto al termine di una appassionante cavalcata. Álvaro Arias Romera sarà l'arbitro del match di oggi. Guadagna metri il giocatore dell'Atletico. Palla vagante. Ha evitato problemi mandando il pallone in corner. Grande intervento, sventa il pericolo. Bruno chiude bene il triangolo. È stato fermato dal difensore. Griezmann punta l'area. Griezmann, ottimo intervento del portiere. Felipe Luis. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Soldado. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Occhio al traversone. Non trattiene, occhio alla possibilità. Sventa qui la minaccia. Griezmann. Gabi. C'è spazio per andare. Buono il tocco dentro. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Non trattiene, attenzione. Cercano spazi. Ecco il tiro. Portiere che si allunga e sventa la minaccia. Atletico Madrid che ha concesso l'angolo. Occhio ai saltatori. Ferreira Carrasco. C'è la rimessa con le mani. Rimessa battuta velocemente. Hanno provato a sorprendere la difesa. E il pallone se ne va via. Torres. Buono l'1-2.
Palla che esce, touche, rimessa laterale. Jaume Costa. Bruno. Manu Trigueiros. Perde palla. Occhio al suo movimento. Griezmann. Conclusione da dimenticare. Pallone altissimo. Corpo all'indietro. Torres. Griezmann. Grande parata. Che riflesso. Sarà calcio d'angolo per l'Atletico Madrid. Bakambu. Palla che termina in out. Dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Jaume Costa. Guadagna metri verso l'area. Buona l'intuizione. Gabi. Ferreira Carrasco. Traversa, pallone ancora in gioco. Ottimo l'intervento, recupera il pallone. Occhio alla ripartenza. Palla che scivola oltre la linea, dunque sarà rinvio dal fondo. Savic. Gabi. Griezmann. Samu Castillejo. Guadagna metri. Si ripartirà con un calcio di punizione. Difensore fa suo il pallone. L'arbitro ferma il gioco per verificare ovviamente l'entità dell'infortunio. Ha fatto bene qui a intervenire. Sì, Pierre, il cambio è forzato. Palla 2 dunque, con l'arbitro che rimetterà il pallone in mezzo per riprendere il gioco. E vedremo se ci sarà del fair play in campo e se verrà restituita la squadra avversaria. Koke. Fanno girare il pallone molto bene. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Koke. Buono l'appoggio. Torres. Guadagna metri il giocatore dell'Atletico. Grande contrasto qui. Griezmann, gol che gli consente di condurre la gara. Un gol importantissimo, giunto proprio allo scadere del primo tempo, che dà sicuramente morale in vista della ripresa. E vedremo ora quale sarà la reazione degli avversari, sono davvero curioso.
Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Bakambu, Manu Trigueros. Si gioca ancora per 240 secondi. Soldado. Artiglia bene il pallone. Perde palla. Koke. Ferreira Carrasco. Occhio, cerca l'area di rigore. Assuma dunque l'azione d'attacco. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Risultato che dopo i primi 45 minuti premia la squadra di casa. Sono la miglior difesa del campionato e l'hanno dimostrato anche oggi mantenendo inviolata la porta. Se continuano così, la vittoria non dovrebbe sfuggirvi. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Soldado. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Ha evitato guai mettendo il pallone in out. Calcio d'angolo dunque. Sicuro in presa il portiere. Felipe Luis. E il pallone se ne va via. Manu Trigueros. Si avvicina all'area. Entra bene in scivolata, senza fallo. Buono il tocco dentro. Cerca la rete. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Ferreira Carrasco. Ottimo il dive by. Torres. Cercano spazi. Parte il tiro. Palla che termina largamente sul fondo. L'allenatore si affida dunque a questo cambio per provare a cambiare la storia di questa partita. Ecco la sostituzione per l'Atletico Madrid. Griezmann. Cameiro. Guadagna metri verso l'area. Azione interrotta. Occhio al contropiede. Sansone! Era una bella occasione questa per il pareggio. Che peccato, Piero, aveva un'occasione d'oro. Saul. Griezmann. Felipe Luis. Apre il gioco. Cercano il buco nella difesa avversaria. La mette in area. Senza problemi. Intervento comodo del portiere. È uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato in anticipo. Griezmann.
Guadagna metri il giocatore dell'Atletico. Controllano molto bene il possesso del pallone. Saul. Koke. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Si riparte con un buon fallo laterale per l'Atletico Madrid. Gabi. Griezmann. Bruno. Jaume Costa. Sansone. Ottimo il tiki-taka qui. Mario Gaspar. Comoda uscita del portiere. Mancano ancora 20 minuti al termine della gara. L'arbitro non interviene, c'è il vantaggio per l'Atletico. Koke. Juanfran. C'è spazio per andare. Griezmann. Saul ha spazio per tirare. Non trova stavolta il gol. E questa volta ha tirato male. L'arbitro dice che si può giocare. Sì, corretto. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Punta l'area. Bravi qui a bloccare tutto. Palla vagante adesso. Manu Trigueros. Cheryshev. Ed entra in rete. Gol! L'allenatore gli ha dato fiducia, lui l'ha ricambiata nel migliore dei modi. Hanno saputo sfruttare bene questa opportunità. Sì, ne hanno avute molte nel corso della gara. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Koke. Saul. Guadagna metri. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Palla in area. Portiere sulla traiettoria. Nessun problema. Grande apertura per il compagno. Bruno. Manu Trigueros. Palla vagante. Gameiro. Occhio al suo movimento. Saul. Buona l'intuizione. Griezmann ha gettato al vento una palla gol importante. Era una chance importante, ma se l'è divorata. Griezmann. Occhio, cerca l'area di rigore. Saul. Esce e recupera il pallone. Manca poco al termine della gara, partita non è ancora. Arriva il fischio dell'arbitro dopo la segnalazione del guardaline. Dunque si riparte col calcio di punizione. Sì, fuori gioco che c'era, giusta l'interpretazione dell'arbitro. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Tutto facile qui per il portiere. Ferreira Carrasco. Griezmann. Guadagna metri verso l'area. Può essere il gol del vantaggio. Grande intervento del portiere. Pronti per il calcio d'angolo, momento chiave della partita. Versalico. Ha avuto una grande chance per segnare e cambiare la storia, ma l'ha sprecata malamente. Pallone che si è perso abbondantemente sul fondo. Ah, non si dà pace per questo errore e fa bene. Continuano ad attaccare in questi ultimi minuti. Occasione da non sprecare, possono chiuderla. Attaccante che si era involato tutto solo verso la porta, ma che si è bloccato proprio sul più bello. Poteva fare sicuramente meglio.
La sua conclusione è terminata abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Pareggio dunque alla fine dei 90 minuti. Primo rigore importantissimo dal punto di vista psicologico. Non ha lasciato scampo al portiere. Tutta la tensione sul volto di questo giocatore, momento chiave. Trasformazione perfetta. Ha calciato in bocca al portiere. Rete, non sbaglia. C'è il gol. Perfetto, veramente imparabile. Palo, palo. Questione di centimetri. Pallone in rete. È pronto dagli 11 metri. Tutta la tensione sul suo volto. E c'è la parata. Che grande risposta. Momento fondamentale, cruciale della gara. Enorme tensione. Non deve sbagliare adesso. È finita con questo rigore. Vincono il match. Era sicuro, si vedeva. Sicuro di fare centro e non ha sbagliato. Regalando la vittoria alla sua squadra.